questo tutorial vedremo come poter realizzare un effetto di scatter utilizzando il P-Array, quindi un sistema comunque basilare dei sistemi particellari. L'effetto scatter è sicuramente un effetto molto ricercato in computer grafica, specialmente per chi realizza immagini statiche e dove deve comunque andare a generare grandi quantità di folle o comunque di persone all'interno o di elementi all'interno della propria scena. Andare a lavorare con le particles per ricreare questo effetto è sicuramente un gran vantaggio quando si devono andare a realizzare delle grandi quantità che siano anche animate, cosa che altri tools, come per esempio lo scatter che troviamo in Compound Object, non dà assolutamente possibilità. Io ho questa scena con questo piano che è già stato elaborato in precedenza. Andiamo quindi a realizzarci, per esempio, un filo d'erba per poterlo poi dopo collocare all'interno della nostra scena. Quindi la prima cosa da fare è spostarci in una vista, per esempio quella frontale, e andare a disegnare, per esempio, un plane. Possiamo aiutarci anche in questo caso con gli snap a griglia. S da tastiera per attivare velocemente, andiamo a impostare un numero di segmenti relativamente basso. Applichiamo un modificatore FFD, abilitiamo i control spline e modifichiamo tale forma. Possiamo duplicare questa nostra forma e andare a modificare leggermente l'FFD. Aggiungere dei segmenti. Ancora una volta, creare una serie di composizioni. Selezioniamo il tutto, convertiamo in Editable to Poly, spostiamo il pivot nello zero. Ho realizzato questa piccola modifica al volo perché poi adesso io posso andare a prendere il comando della scale e andare a scalare. Ad applicare un materiale multi sub-object, quindi la prima cosa da fare è quella di andare a definire dei multi sub-object. Per esempio, avremo un materiale con tre multi sub-object, oppure ancora meglio, possiamo attaccare le varie geometrie tra di loro.
assegniamo il materiale che mi sono creato precedentemente, che è un materiale multi-subobject con un semplice gradiente che dà il colore dell'erba con la rotazione corretta e una maschera nell'opacità per poter avere l'effetto quindi del filo. Assegniamo tranquillamente, vediamo che cosa succede volendo a livello visivo, possiamo dare dei colori diversi. Possiamo andare a definire meglio gli ID per non avere troppa. Siamo pronti per andare a effettuare l'effetto di nostra geometria. Per essere molto più sicuri che sia gestibile al meglio, andiamo comunque anche a rimpicciolirla.